Il 7 novembre il caso Mastro Giovanni approderà alla Corte d'Appello di Salerno per la prima udienza del processo che vede imputati sei medici del reparto di psichiatria dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. I sanitari in realtà sono stati già condannati dal Tribunale di Vallo della Lucania nell'ottobre del 2012 con pene che andavano dai 2 ai 4 anni di reclusione per la contenzione e la successiva morte di Franco Mastro Giovanni, deceduto il 4 agosto del 2009 dopo 4 giorni di TSO. I 12 infermieri che si avvicendarono nel periodo di ricovero del maestro di Castelnuovo Cilento in primo grado furono tutti assolti, ma la sentenza è stata impugnata dal procuratore di Vallo della Lucania, Giancarlo Grippo, con il pubblico ministero Martuscelli, i quali insieme chiedono di condannare 11 infermieri e di inasprire le pene per i medici con l'applicazione delle aggravanti. Secondo la procura, come riportato anche dal quotidiano La Città di Salerno, dal processo era emerso che i controlli ai pazienti erano sporadici ed isolati e che Mastro Giovanni era stato per lungo tempo abbandonato a se stesso senza cibo e senza acqua, non assistito e sorvegliato né da medici né da infermieri né da paramedici, negligenze che hanno portato ad un veloce aggravarsi delle sue condizioni di salute. Anche gli imputati hanno impugnato la sentenza, i loro legali puntano all'assoluzione dei loro assistiti ed hanno fatto richiesta che venga disposta una nuova consulenza tecnica. Hanno richiesto di rinnovare gli atti del dibattimento e di revocare l'ammissione delle parti civili e delle statuizioni civili. I familiari di Mastro Giovanni, le associazioni a tutela dei malati psichiatrici, dal canto loro chiedono con forza la condanna di tutti gli imputati. La giustizia deve fare il suo corso, ma una cosa è evidente: il maestro Mastro Giovanni, lo dimostrano le immagini delle telecamere installate nel reparto del San Luca, è morto nelle più atroci sofferenze e nel modo più immondo che possa esistere.